Il più cordiale saluto da ETG, edizione marchigiana del nostro notiziario, edizione in diretta per questo 18 di settembre, edizione che come sempre va in onda in contemporanea sulla pagina Facebook di ETV, sulla nostra app scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet ETV Marche. Andiamo anche in live streaming, edizione in diretta per fare il punto sulle Marche ripiombate tra la notte e la mattina nell'incubo del maltempo. Allagamenti a Civitanova, Porto Recanati, Castelfidardo, Falconara, chiusi parzialmente e temporaneamente tratti di autostrada e statale. Tra i momenti più delicati, il salvataggio di un 80enne finito fuori strada per qualche minuto. Si era temuto davvero per il peggio, ma questo è, per sommi capi, quello che è successo nella notte, nella mattinata, per la nostra regione Marche. Tra l'altro, a pochi giorni dal secondo anniversario dell'alluvione del 15 settembre 2022. Queste sono alcune delle immagini che i nostri colleghi dell'informazione, della redazione e della tecnica hanno realizzato. Questa è una zona, per esempio, la commento insieme in diretta con voi, di Porto Recanati. Vedete la difficoltà con le quali le auto in diversi punti delle Marche, soprattutto nella costa, zona sud, hanno attraversato sottopassi, vie stradali anche secondarie come questa. Questa è la zona dell'Aspio, all'ingresso della casella autostradale Ancona Sud. Questa invece è un'immagine, una serie di immagini che viene dall'area di Castelfidardo, anche Castelfidardo colpita dalla perturbazione. Questo è il lungomare, zona Colle Marino, immagini del collega Giacomo Giampieri. Poi ancora tante immagini di allagamenti, di strade in grande difficoltà. Il quadro in questo momento, che cosa sta succedendo? Intanto è spuntato un pallido sole, anche se le previsioni del tempo non sembrano annunciare per il momento un grande miglioramento. Tutta la regione Marche colpita da nubifragi, temporali e allagamenti, disagi in tutte e cinque le province. Nella notte si sono contati circa 80 interventi svolti dai vigili del fuoco a causa della perturbazione che sta interessando la regione. Record di precipitazioni alla foce del Chienti. Tra le zone più colpite, la Protezione Civile delle Marche segnala Fermo, Grottammare, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, dove sono stati superati i 70 mm di cumulata. Nella tarda serata ieri l'85% delle stazioni pluviometriche della rete MIR della Protezione Civile registravano pioggia. Come detto, le previsioni anche per le prossime ore parlano di precipitazioni, quindi la raccomandazione da parte della Regione Marche, da parte di tanti comuni che hanno diramato allerta ufficiale, è di prendere la strada con precauzione e solo in caso di necessità. Queste sono per esempio immagini che vengono dalla zona di Porto Sant'Elpidio, con allagamenti di strade e parcheggi. Poi ancora situazione simile all'Osimo Stazione. Ecco un video che è stato inoltrato alla redazione di ETV durante il programma del mattino Buongiorno ETV. Una delle situazioni più delicate nella zona dell'Aspio, come vedete, ecco l'immagine che dimostra la quantità, la grande quantità d'acqua che sia caduta in poche ore. Anche nella giornata di oggi dovrebbero continuare le precipitazioni, quindi attenzione. Cambiamo decisamente argomento, ma qualora ce ne fosse bisogno, siamo pronti come redazione a iniziare una eventuale diretta per aggiornamenti più puntuali. La cosa che più conta è che in questo momento fortunatamente non si segnalino vittime né feriti gravi. E allora possiamo cambiare argomento, parlare di politica. La crisi presso il comune di Osimo. La nostra Linda Cittadini ha intervistato il presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Dino Latini, che ha parlato senza mezzi termini di un colpo di Stato. Sentiamo.
si ricorre al Regio Decreto del 1915 per legittimare un consiglio comunale di fatto senza maggioranza ad Osimo dopo appena 3 mesi dalle elezioni comunali che hanno visto vincere sulla candidata del PD Glorio Pirani al secondo turno dopo l'apparentamento con Antonelli, le forze di centrodestra e le civiche. Salta il tavolo delle trattative con lo storico movimento delle civiche di Latini, attuale presidente del Consiglio regionale. La giunta Pirani è già saltata, dice, senza mezzi termini Latini, in una situazione che crea imbarazzo anche al presidente della Regione Marche Acquaroli a un anno dalle elezioni regionali. Succede un colpo di Stato, che chi non ha vinto è arrivato terzo insieme al sindaco, insieme al segretario provinciale di Fratelli d'Italia, hanno deciso praticamente pregiudizialmente di escludere il movimento delle liste civiche e soprattutto di rendermi impresentabile accusandomi di cose che non esistono. Noi continueremo a difendere la nostra posizione e, come l'ultimo dei moicani, faremo la battaglia, perché è una battaglia anche di dignità umana. Oggi mi trovo con le spalle al muro, attaccato da ogni punto di vista. I cittadini non capiscono e pensano che la mia battaglia sia una battaglia di poltrone, in realtà è una battaglia per far sì che i problemi che abbiamo posto sul tappeto e per i quali abbiamo avuto consenso portino anche, come posso dire, la nostra firma, il nostro impegno, la nostra partecipazione. Se dobbiamo rimanere in consiglio lo facciamo con la nostra dignità di sempre, con cui abbiamo portato avanti il movimento anche in questi 10 anni di opposizione. Se non ci vogliono, perché il sindaco ha detto che i troppi numeri a lui dà fastidio, dà la testa, secondo il responsabile di Fratelli d'Italia Ciccioli, noi dovremmo essere, come posso dire, allineati e coperti sulle decisioni del partito Fratelli d'Italia, senza pensare che sia un movimento civico indipendente. Se dovesse essere invece la nostra presenza di troppo, è chiaro che noi prenderemo le decisioni che sono quelle ovviamente di uscire fuori definitivamente da questa amministrazione. È una vecchia questione. Giustamente ha ricordato l'onorevole Carlo Ciccioli, perché lui ha perso la battaglia nel 2001. Sono convinto che ci sfida ancora, la perderà ancora anche questa volta, dovesse costare che insieme la perdiamo, le perde la città, ma Osimo non vuole la cappa della destra di Ciccioli, del modo di fare, di imporre, non l'ha mai voluta, e io, difendendo il movimento delle liste civiche, lo difendo. A me mi dispiace che Antonelli e Pirani siano strumenti nelle mani di Ciccioli, mi dispiace proprio. Un'intervista che certamente farà discutere. Facciamo il punto sulla dengue. Nel pesarese c'è grande preoccupazione, un focolaio autoctono locale ma comunque dal rischio basso. Queste le rassicurazioni degli esperti. Ci troviamo in presenza di una infezione che si è stabilita in Italia. Occasionalmente sappiamo che si possono realizzare questi focolai cosiddetti autoctoni, quindi con trasmissione attraverso la zanzara da una persona che è stata all'estero a una che non c'è mai stata. Il focolaio autoctono è proprio questo. In questo momento credo che le autorità sanitarie e veterinarie abbiano la situazione pienamente sotto controllo in quel di Fano, per cui direi di non allarmare ulteriormente la popolazione. L'ultimo dei 3 interventi anti-zanzara programmati a Fano a causa dell'epidemia dengue registrata negli ultimi giorni sarà riprogrammato nella prima serata utile, probabilmente tra domenica e lunedì, appena le condizioni meteo lo permetteranno. Nel frattempo il numero di casi confermati rimane stabile a 20, senza nuovi contagi. Questo focolaio autoctono di Fano è il primo in Italia. C'è un'enorme diversità tra i casi che vengono importati da chi è andato in vacanza in una zona endemica e chi invece sviluppa la malattia a partire da una persona che è tornata con il virus, non è mai stata in giro, ma il virus ha trovato sulla sua strada una zanzara competente, ovvero la zanzara tigre, che lo ha preso dalla persona rientrata dai tropici e lo ha trasmesso a un'altra persona che non era stata in nessuna zona tropicale. Le zanzare non fanno molti metri, non si spostano oltre un centinaio di metri dal focolaio, quindi è sufficiente disinfestare la zona dove è stato riscontrato un caso, e il più delle volte la cosa si risolve in questo modo. I sintomi e i rischi per la salute. È una febbre cosiddetta spacca ossa, perché la componente legata al dolore osseo, alle articolazioni, è molto intensa. Comunque, di per sé, nella stragrande maggioranza dei casi, la malattia si autolimita.
quindi febbre, artralgie, mal di testa, un rash cutaneo, e la cosa finisce lì nei casi sintomatici, perché ci sono anche casi completamente asintomatici. In rari casi si può verificare una situazione a rischio per la vita, che è la febbre emorragica. In questo caso il paziente va ospedalizzato, non c'è una terapia specifica, ma c'è la terapia di supporto che può salvare la vita in molti casi. La presenza della zanzara tigre è comunque legata al clima e alle temperature. Le zanzare tigre raggiungono la massima concentrazione di popolazione proprio nel mese di settembre, depongono le uova fino al mese di ottobre, per cui sì, è un problema limitato nell'arco dell'anno. D'inverno di sicuro è un problema che non si pone. Cambiamo argomento. Ha commosso l'Italia la storia di Semu, Miss Mamma 2024 da Ancona, arrivando fino a questo importante risultato, passando però per tanta sofferenza, la decisione di non abortire una vita nata però da una violenza. Il suo racconto. Mamma significa tutto, significa la vita per me. E mi dava forza per tutto, e è una parola unica e una cosa fantastica che ti fa crescere, che ti fa vedere la voglia di fare. La voce è rotta dall'emozione e dall'amore, quello materno per i suoi due figli di 17 e 9 anni. Semu Diagne, 33enne di Ancona, è la nuova Miss Mamma 2024, eletta domenica scorsa nella finale del concorso a Bellaria Igea Marina. La sua è una storia di lotta, di determinazione e coraggio. Da ragazzina, in Senegal, l'incubo di un abuso, la gravidanza e la scelta della vita, non della morte. Quindi la fuga in Italia con un corridoio umanitario dove partorisce. Oggi mi sento a casa, soprattutto dalle Marche, diciamolo, che qui sono da tantissimi anni. Non lo scambierei per niente. E bene, mi sento a casa. A 24 anni il matrimonio, poi la nascita del secondo figlio. Semu oggi è una mamma singola e indipendente. Lavora come barista nel tempo libero, volontaria della Croce Gialla. Oggi è una mamma tosta, dopo tanto tempo, sì. È una ragazza semplice, normale, con tanti sogni che pian piano sto realizzando, che ha avuto qualche difficoltà, che oggi è una donna oltre mamma, perché sono anche una donna, è forte, pagato a caro prezzo, però forte. Questo è il sorriso di una donna coraggiosa con la quale chiudiamo questa edizione. Vi ricordiamo che nelle Marche la situazione è lentamente tornata ad una situazione di non normalità, ma comunque sotto controllo. Il maltempo proseguirà nelle prossime ore. Aggiornamenti su ETV Canale 12. State con noi anche attraverso i nostri social. Vi lasciamo alla sintesi della nostra rassegna stampa.